Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo video e sul canale. Allora, oggi vi faccio la seconda parte, diciamo, del video delle mie pulizie. Ci ho preso un po' gusto. Vi faccio vedere, sostanzialmente oggi il video sulle pulizie che faccio in camera da letto, però parto dalla cucina, inizio a mettere una lavatrice, così nel frattempo che sistemo la cucina, inizio a sistemare la camera da letto, ce l'ho già pronta. Do una sistemata velocissima in cucina perché comunque ho sistemato la sera prima, quindi già ho in ordine. Vado a togliere solamente le cose che ci sono sul tavolo e sistemo un attimo le sedie. Qui in camera da letto invece vado a prendere magari qualche roba della spazzatura che ho lasciato in giro, quindi qualche fazzoletto, eccetera, e lo vado a mettere immediatamente nel sacco dell'immondizia, che devo ovviamente cambiare perché ormai è pieno. Quindi, come avete visto nello scorso video, vi ho fatto vedere un attimo la procedura che faccio io con il bidone che ho vicino alla cucina. Lo vado a disinfettare e a pulire ogni volta che tolgo il sacco, quindi o con lo spray di Marsiglia o con questo spray che sto usando ora, che è uno spray alla candeggina che ho preso da Eurospin, lo sto ora testando. Lo vado comunque a pulire ogni volta. Prima di passare alle pulizie della camera, raccolgo i panni asciutti, della lavatrice che appunto ho steso la sera prima, così almeno poi lo stendino pronto, subito appena è terminata la lavatrice che ho messo poc'anzi. E non l'ho ripreso perché ho perso la clip, ma nel frattempo che ho sistemato lo stendino, poi ho lavato per bene con Ace il balcone. E l'ho risciacquato appunto con semplice acqua. Inizio finalmente sistemando la camera e ovviamente dopo aver fatto prendere un po' di aria al materasso, al letto comunque, inizio a risistemarlo. We'll be right back.
Mi stavo portando dietro da un paio di giorni la sistemazione di questo piccolo scomparto, di questa cassettiera brutale di IKEA, dove si erano accumulate un po' di cose che non mi piaceva più vedere in quel modo, anche perché erano in disordine. C'era praticamente stipato di tutto, quindi ho deciso di risistemarlo e di togliere e mettere al proprio posto la roba che c'era stata appunto infilata. E vedete anche quelle buste sotto vuoto di vestiti, perché mentre ho registrato un altro video che appunto vi ho annunciato sul mio Instagram, se non mi seguite trovate i contatti giù nell'info box, praticamente sto facendo un makeover di una parte della mia camera da letto, che tra l'altro vedete comunque spoilerato oggi. Nel frattempo che sistemavo mi è scoppiata questa busta e quindi ho dovuto ricomprare delle buste e sistemare di nuovo il tutto. Qui nello specifico ho pulito a fondo anche questa mensola che abbiamo sopra la testata del letto, quindi l'ho spolverata per bene. Ho spolverato anche i quadri e sono andata a mettere questo... diciamo questa nuova scritta che si illumina, perché prima c'era un'altra cosa che non mi piaceva più, l'ho ovviamente tirata via. Raccolgo i panni asciutti, così vado a metterli subito a posto, e finalmente era pronta la lavatrice, quindi nel frattempo inizio a stendere, visto che c'è un sole pazzesco. Non so da voi, ma qui in Calabria ancora praticamente ci sono 30 gradi. Inizia a fare freschetto solo dopo le 8 di sera, e quindi stendo la lavatrice che ho messo prima e poi inizio finalmente a sistemare un po' il tutto. Sto testando queste salviette multiuso che ho preso da Eurospin. L'ultima volta che sono stata a fare la spesa da Eurospin le ho viste e le ho volute prendere. Sono delle salviette multiuso per quanto riguarda la casa. Io le sto ora testando un attimo spolverando, e devo dire che sono ottime. Spolverano benissimo, lasciano le superfici pulitissime e tra l'altro lasciano un gradevole odore di limone. Dopo aver spolverato il tutto vado a passare la scopa elettrica e poi vado ovviamente a lavare i pavimenti. Quindi ragazzi, questo è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente fatemelo sapere con un mi piace o con un commento, e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Whatever.